i cartelli di lavoro in corso accanto a quelli che pubblicizzano caffè e cornetto, impalcature a pochi centimetri dai tavolini dove napoletani e turisti si rilassano mangiando una pizza o una sfogliatella. E questa la cartolina impietosa che Napoli regala nella Galleria Umberto I, interessata sabato dall'ennesimo crollo di Calcinacci. Il sito storico, già scenario pochi anni fa della morte del giovane Salvatore Giordano, per un affresco che si staccò dalla facciata principale, oggi è ancora un cantiere. Un'ala del monumento è stata restaurata, quella posta di fronte al San Carlo. Un'altra, invece, resta imbrigliata tra reti e tubolari. La porta principale, quella su via Toledo, è delimitata dai ponteggi e dai tubi innocenti. Proprio lì, sabato, alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dalla facciata e sono caduti per fortuna senza arrecare danni alle persone. I titolari degli esercizi commerciali sono esasperati. È chiusa la porta principale della Galleria Umberto. Il fatto che il turista passi davanti a delle transenne o a quell'obbrobrio che esiste, che c'è là, non è proprio un bel vedere. I turisti sono all'oscuro di tutto questo. Camminano così tranquillamente, però qua il pericolo è ogni giorno, perché la galleria è quasi fatiscente. È una cartolina che andrebbe rivista. Purtroppo il problema annoso di questa galleria è che il comune, l'amministrazione comunale, non si decide a stabilire che la galleria è un monumento storico e va quindi salvaguardato.